Ciao a tutti amici e benvenuti nel canale. È vero, avevo promesso che vi portavo con me a Roma a fare la visita, però ragazzi, dico la verità, sono andato tutto di corsa perché sono arrivato tardi. Poi quando stavo lì dico, ma mo che riprendo, sempre le stesse cose, insomma una cosa e un'altra, poi ero mezzo stranito e non ho ripreso niente. Come al solito mio mi devo sempre fare brutta figura. Vabbè, comunque sono appena tornato, cioè sono tornato, abbiamo mangiato e riaccompagnato Sami Sami. E questo pomeriggio non so quello che devo fare. Probabilmente farò lo zoccoletto, però non lo so ancora. E c'ho un po' di cosine pure da fare a casa, devo sistemare un paio di cose. Però, succo qual è? La visita è andata bene. Ha fatto l'analisi del sangue. Poi sono andato a parlare con. Poi sono andato a parlare col chirurgo. E abbiamo avuto un piccolo confronto. Io ho chiesto una cosa che per me era veramente importante. Poi, casomai, più avanti vi aggiornerò al riguardo. E si tratta semplicemente di prendere l'integratore. Che io, per qualsiasi cosa, anche se c'è stato qualche trapiantato, qualcuno che insomma che ha seguito, o chi magari ha dei problemi di salute, ragazzi, mi raccomando, anche per un banale integratore, voi fate sempre riferimento al medico curante. A chi vi segue, insomma, io nel caso mio sono seguito da un'equipe di 15 dottori nefrologi, l'elite proprio del gemelli. E quindi io chiedo, ovviamente, anche se devo prendere un semplice integratore, che la maggior parte, insomma, hanno degli eccipienti interni che possono comunque sia danneggiare la situazione. Possono andare al contrario dei farmaci, quindi è come se uno non prendesse i farmaci e di regola stai male. Vabbè, fatto sta, ho chiesto, mo hanno detto che mi faranno sapere in settimana il da farsi, vediamo che cosa dicono. E un altro problema che ho, che non riesco a superare, è una piccola infiammazione qui al nervo della spalla, questo qui anteriore, diciamo, a livello della clavicola, un po' pezzetto più avanti della clavicola, che mi fa un dolore atroce, non riesco a farlo passare. Anche lì ci sono dei cerotti che però contengono al suo interno una sostanza che non posso assumere e quindi, raga, mi hanno dato antidolorifici e basta, in poche parole, però io devo andare da un ortopedico. E quindi pure lì sarà un'altra visita, un'altra rottura di scatole che non so quando ci vado perché con tutti i mille problemi che ho dell'orario e del lavoro e vediamo se riesco a organizzare pure questa cosa, però nonostante tutto al lavoro mi fa male, quindi non lo so, è un cane che si morde un po' la coda. Devo vedere un attimo. Detto ciò, tornando a noi, prima cosa, sicuramente sta barba me la devo fare perché è improponibile. E devo fare alcune commissioni dentro casa, pulizia, rubine e così. E poi di fuori lo zoccoletto, che non si può guardare, ho fatto un lavoro, io non sono in grado, io dico sempre che non sono in grado di fare il muratore, però mi trovo sempre in picci imbrogli. Con una cucchiaia a mano, col cemento, con le cose, io non lo sopporto, non ci riesco, è più forte di me, lo odio, che devo fare? Me ci impegno, però mi viene una zozzeria, che devo fare, raga? Ognuno il mestiere suo. Vabbè, mi vado a fare la barba, se mi faccio pure il riposino, che non guasta mai, e poi ci vediamo dopo che facciamo queste cosette qua, magari faccio vedere com'è venuto lo zoccoletto. Ragazzi, mi stavo scordando che prima del riposino, ovviamente, starò un po' con il piccolissimo amore mio. Eccolo qua. Titi, dammi un bacio a papà. Dammi un bacio a papà, sa. Io dai un bacetto a papino, eh? Dammi un bacetto. Aspetta, dammi un bacetto. Bravo, via. Andiamo. Andiamo, su, sali. Tante volte sto ragazzetto qua, che vedete, sto venuto qui, non viene sul braccio. E allora io devo aspettare che viene sopra di me per fargli coccoline, perché sennò lui deve fare l'antipatico così. E sta lì vicino a quel manico di scopa. No, tu sei cattivo, tu sei cattivo. Sei cattivo. Dai, via qua.
simpaticone oggi? Fai il simpaticone oggi? Che devi fa? Conta insieme a me. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, ti stai distraendo. Oh. Ah no. No, perché? Questa qui era in più. La più metto in più. Contiamo insieme, Aaron. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo. 1, 2, 3, 4 e 5. Carezza. Bravo, bello di papà. Bravo, bravo, tu sei piccolino, d'amore. Fa un po' sentì, fa un po' sentì. Che puzza. Fammi sentì. Che puzza. Fammi sentì. Fammi sentì. Che puzza, Aaron. Un po' sentì. Che chirino. Apri un po', apri. Che bello. Saluta. Saluta. Guarda. Ma perché devi addosso la camera? Va bene ragazzi, io e il mio amichetto aggressivo vi salutiamo, ci vediamo più tardi. Ciao. Ok raga, eccoci qui. È quasi ora di andare a prendere Sami Sami. Mi sono fatto un bel riposino. È stata una bella sistemata tutta la cucina e qui c'era un po' di confusione. E mi sono fatto la barba. Eccola qua, bella liscia liscia. Mi sono fatto il riposino, stavo lì. Sono stato un po' con Aaron, col piccoletto di casa. E poi, dolcis in fundus, ho fatto il zoccoletto. Raga, finalmente dopo, cioè dovete sapere che da quando ho fatto il pavimento di là fino adesso, che saranno passati 3-4 mesi buoni, Samantha mi si è raccomandata tutte le volte: dai, fai un zoccoletto, fai un zoccoletto, fai un zoccoletto. A me però non me va, non me va, non me va, non me va. Ho temporeggiato, ho fatto passare tempo, tutto quanto. Mo ho detto, ho deciso oggi di farlo, pure perché poi sennò con l'orario del lavoro è un macello. L'ho fatto. Lo so, raga, potrebbe essere una porcata, però voi assecondatemi. Voi datemi un po' di soddisfazione, assecondatemi un pochetto, raga. Venite, venite, venite con me. Venite, venite. Gente, gente che non mi fate strilla che scale. Venite, venite, venite. Eccolo, eccolo il zoccoletto. La porta. Accendiamo la luce. Eccolo. Raga, io ho detto, non so, cioè sono un po' una pippa a fare questi lavori qua, eh. Lo dico subito. Raga. Devo spicciare qua perché stiamo guardando sto macello. Dicevo, fra pochi minuti andrò a prendere Sami Sami e vedremo che c'è da dire sta cosa, raga. Sicuramente non è contenta, sono sicuro. C'è sempre che deve trovare cavillo che non gli piace. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo con Sami Sami, non so che cosa faremo e a presto. Buongiorno amici, scusate se c'è poca luce così, sono le 5 e mezza della mattina e ne ho approfittato per fare questa piccola clip. Sto andando al lavoro per portarvi appunto con me. Oggi è un giorno particolarmente speciale perché Samantha compie gli anni. Non so se questo lo metto prima o dopo del video che abbiamo fatto insieme io e Sami. Sono un po', diciamo, concentrato oggi, un po' come The Sims quando va al lavoro il personaggio che c'è scritto tutto concentrato per la questione lavorativa, ma anche perché oggi è una giornata ricca di impegni per me, perché devo organizzare ancora tutto a casa e oggi vi porterò con me a fare proprio questo. Vi farò vedere un po' come, diciamo, organizzo la piccola festa che abbiamo organizzato, una cosa semplice in famiglia perché noi siamo persone semplici. E sono un po' agitato perché sto lavoro ultimamente
mi crea un po' di tensione perché ci sono delle piccole difficoltà che devo affrontare per i day, però sono abbastanza tranquillo e il mio pensiero è fisso per Samantha. Sto pensando sempre a tutta la nostra storia e tutto quanto, perché oggi comunque sia è un compleanno importante, perché Samantha, non volevo dire, però compie 30 anni, penso che già abbia detto comunque, quindi non credo ci siano problemi. E basta, è finita la pacchia, sono finiti i 20, titti di mia, mi dispiace, però purtroppo si va avanti con l'età e si raggiungono obiettivi sempre più grandi. E questo spero che sia un giorno felice per te. Ti mando un bacione, ti amo tanto, amore. E noi ragazzi ci vediamo più tardi, quando uscirò dal lavoro. Sono in perfetto orario, quindi sto tranquillo proprio. E niente, raga, questa è la situazione di oggi. E speriamo che vada tutto liscio come l'acqua. A dopo. I wanna dance with you tonight.